Eccoci, ragazzi, come state? Buongiorno, ben ritrovati. Allora, oggi ho diversi argomenti da cui discutere insieme a voi. Intanto, ieri vi ho mostrato, no, uno dei due tatuaggi che ho fatto ed è questo pallone da calcio con dentro il numero 17, c'è ancora ovviamente la pellicola, sta ancora guarendo e avrò un paio di giorni sicuramente di gonfiore e di rossore. Qualcuno mi ha chiesto il significato del numero 17, in realtà è il mio numero da calcio. Mi ha fatto ridere perché poi su Twitter abbiamo scatenato un ricordo incredibile legato a tutti gli ex numeri 17, no? La Juventus, lasciando stare il mostro sacro Trezeguet, che è quello che mi ha fatto innamorare del 17, mi ha fatto arrivare a voler utilizzare il 17 come mio numero proprio personale. Ho fatto tantissimi anni di calcio in cui se avevo la possibilità di scegliere il numero andava lì. Qualcuno mi ha chiesto di Mandzukic. Mandzukic è sicuramente un giocatore che ha speso anni importanti alla Juventus, ha raggiunto traguardi importanti, il gol in finale di Champions è sicuramente magnifico, però poi siamo andati a tirar fuori giocatori come Elia, Benner o Armand Traoré, veramente dei numeri 17 da dimenticare. Diciamo che Kostic in questo momento invece sta portando alto questo numero del quale sono innamorato e spero di potervi dire qualcosina di più sul numero 17 nei prossimi giorni. Vi lascio con questo piccolo alone di mistero. Ragazzi, mentre vedrete questo video, io sarò in viaggio per Napoli. Perché? Perché ho un addio al celibato di un mio amico che tifa Napoli e si sposa, quindi abbiamo organizzato questa sorpresa, lo portiamo a Napoli e lo facciamo girare con la maglia della Juventus. Quindi immaginatevi voi il delirio che sarà, siamo 26 più il festeggiato, sarà veramente qualcosa di allucinante, rideremo tantissimo. C'è un problema, e cioè che sì, il festeggiato girerà con la maglia della Juventus e invece per noi hanno creato queste. Secondo voi, se è normale che io debba mettermi questa roba qui in giro per Napoli, per un addio al celibato? Fosse il mio matrimonio, io capirei, non è il mio matrimonio. Ci sarà da ridere, molto ridere. Mi farà più ridere però lui che rischia decisamente di più di me a girare per il centro di Napoli con la maglia della Juventus. Questo è certo. E dato che ci sarà la conferenza stampa della Juventus di Massimiliano Allegri alle ore 14, arriverò sicuramente in ritardo perché io arrivo a Napoli intorno a mezzogiorno e mezza. E quindi il tempo di sistemare le cose, mangiare qualcosa e probabilmente andare in giro per la città a divertirci, beh, probabilmente il video potrebbe arrivare anche alla sera e poi magari, dato che domani è una giornata un po' particolare, goliardica, ecco il termine che mi viene in mente è questo qua, vediamo se riuscirò a farlo, perché nella mia testa sì, ci dovrei riuscire, semplicemente con un po' di ritardo, poi vediamo come va la giornata. Non ho mai fatto un addio al celibato, però immagino un po' il livello di ignoranza che ci sarà. Quindi al massimo vi posto qualche storia un pochino ignorante su Instagram, quindi magari seguitemi su Instagram. Ebbene sì, una conferenza stampa perché poi domenica si gioca, no? C'è questo Juventus-Milan con pochi stimoli, io addirittura torno apposta in realtà da questo addio al celibato, i miei amici rimangono lì, vanno a mangiare, a Posillipo, poi si fanno una bella giornata in compagnia, io invece devo prendere il treno prima perché domenica sera appunto si gioca Juventus-Milan che ha poco interesse, no, dal punto di vista della classifica, meno per noi dopo aver perso quella partita di Empoli. Ecco, con i 3 punti di Empoli sarebbe stato sicuramente tutto un altro vivere questo Juventus Milan, invece rimane una gara un po' fine a se stessa, diciamo così. Poi sicuramente quando ci metteremo qui a guardare la partita insieme ai live su Twitch sicuramente sarà qualcosa di differente, però sulla carta è una partita abbastanza vuota per quanto mi riguarda, poi fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Io però ci tenevo, dato che è un po' il titolo del video, scusate per questa breve introduzione, ma erano tante piccole cose che volevo dire, insieme a Pinsoglio rinnovato, mi ero dimenticato di dire questa cosa nel video, ormai è una notizia passata, però va bene. Perché da un po' di tempo a questa parte mi trovo nei commenti qualcuno che mi dice: sì, però tu davvero pensi che Tudor, Palladino, Thiago Motta, De Zerbi siano meglio di Allegri? Ecco, io ci terrei un attimino a chiarire questo punto qua, perché io ve lo ripeto, secondo me il nome di Igor Tudor è il nome più facile per la Juventus per via di rapporti interpersonali che ci sono tra Juventus e Olympique Marsiglia, perché chi gestisce l'Olympique Marsiglia comunque ha avuto un passato in Juventus, quindi è molto facile che, e comunque Tudor,
penso che la Juventus tornerebbe di corsa, e ha espresso a quanto pare la volontà di non proseguire questo rapporto con la squadra francese. Però non significa che io ritenga Tudor l'allenatore ideale. L'altro giorno, quando ho fatto il video con Lello con Colpo Gobbo, vi dicevo anche che non è nemmeno il mio preferito. Nel nome, negli otto nomi che avevo portato, era al terzo posto. I primi due sono De Zerbi e Italiano. Secondo me De Zerbi e Italiano sono, meno tra quei nomi lì, i due allenatori più idonei in questo momento alla Juventus, per un discorso di costo, perché sicuramente la Juve in questo momento non possono andare a fare un contratto oneroso a un altro allenatore, anche perché se poi esoneri Allegri o gli dai una grossa buona uscita o due anni di contratto glieli devi pagare. Quindi credo che sia anche difficile da questo punto di vista. In un momento in cui la Juventus farà molta fatica sul mercato, in un momento in cui i soldi potrebbero anche essere un problema. Quindi mi immagino un progetto tecnico un po' più low cost, ma che vada in contrapposizione a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, no? E quindi vi dico, i nomi vanno in quella direzione per questo motivo qua. Quindi un allenatore giovane, non tanto esordiente, ma comunque che ha iniziato questo percorso, ha dimostrato di meritare una chance in una grande squadra. Poi vi dico, io non so se questi nomi sono da Juventus, anche perché è un discorso secondo me abbastanza strano, ma è difficile mettere Italiano e Palladino sullo stesso livello oggi, per un semplice motivo: l'esperienza che hanno accumulato è differente, le realtà in cui si sono trovati sono differenti. Lo stesso Palladino, che ha fatto un lavoro meraviglioso col Monza, ha fatto meno di un anno di Serie A, quindi chissà se è stato un exploit o se questa cosa verrà confermata. Sicuramente Palladino ha dimostrato di avere delle idee incredibili, di saper gestire una situazione calda come quella di Monza. Non dimentichiamoci che la prima gara di Palladino è stata proprio contro la Juventus, e ha vinto contro la Juventus. La prima gara da allenatore in Serie A, ha vinto andata e ritorno. Monza ha fatto veramente un percorso incredibile, gioca un calcio di un certo livello, quindi sicuramente Palladino è bravo a fare quella roba lì. Poi non significa che possa essere bravo pure la Juventus. È quello che voglio passare. Quando io vi parlo di Tudor, vi parlo di Tudor perché secondo me è il nome più logico come incastri per il momento della Juventus, per quello che si ricerca all'interno dell'allenatore, per quelli che sono i rapporti, per quello che è lo status, per quello anche che è il bagaglio di Tudor, il rapporto già con una piazza come quella della Juventus. Tudor c'è già stato due volte alla Juventus, da calciatore e da vice allenatore. La Juventus da calciatore ha fatto anche degli anni in mezzo, tipo quello di Siena, prima di tornare l'anno della B, dopo dove non aver mai giocato, mi ripare per via di un problema al ginocchio nella pre-season, ma questo è un altro discorso. Però Tudor alla Juventus c'è già stato, in veste di giocatore, in veste di vice allenatore. Chissà che non possa arrivare anche come allenatore, ma non significa, non sono qui a dirvi che arriva Tudor e risolviamo tutti i problemi, anche perché sarebbe semplicemente vendervi del fumo negli occhi. Thiago Motta è un altro nome di un allenatore che secondo me sta facendo molto bene, ha fatto molto bene alla Spezia, ha fatto molto bene al Bologna. Sono due squadre che, in cui si è vista proprio la mano di Thiago Motta. Anche qua non significa che sia pronto per una grande squadra o per la Juve, che perché non dimentichiamoci mai che comunque Thiago Motta, quando era un calciatore, tutte le volte che incontrava Juventus con la maglia dell'Inter, con Del Piero, con Buffon, si è sempre un po' trovato da dire con dei calciatori della Juventus. Non c'è mai stata questa gran simpatia tra i colori bianconeri e Thiago Motta, che non significa che poi da allenatore non si possa risolvere tutto, anzi ci si può mettere una pietra sopra e andare avanti. Lo stesso Buffon l'ha elogiato poche settimane fa, pochi mesi fa, alla Bobo TV, dicendo che in nazionale ha visto un giocatore incredibile, era uno dei più sottovalutati, giocatore fortissimo. Eppure c'erano stati dei litigi, delle frizioni che si possono assolutamente superare con il lavoro sul campo e conquistando i tifosi. Basti pensare allo stesso Massimiliano Allegri nell'annata in cui va via Conte. Arriva Allegri, ma Allegri non era mai stato così morbido con la Juventus nel passato, anzi non dimentichiamoci il gol di Montari, tutte le dichiarazioni che erano venute di conseguenza. Quindi poi si fa anche un po' di necessità e virtù. Abbiamo visto Sarri sulla panchina della Juve, quindi ne abbiamo mille di questi esempi. Abbiamo Conte che è andato all'Inter, veramente un milione di questi esempi si potrebbero fare. Però sicuramente, se venite a dirmi, ma tra questi allenatori che hanno questo pedigree, diciamo così, che hanno dimostrato, hanno fatto vedere qualcosina con delle squadre di provincia, quale ti sembra più adatto alla Juventus in questo momento, vi dico, per una serie di motivi pendo verso Tudor, che non significa che sia il mio preferito. Anzi, vi dico, non so nemmeno se possa essere una scelta così intelligente. Traduco, a volte poi mi chiedo, però Tudor potrebbe essere un nome da Giuntoli? Perché Tudor potrebbe essere un grandissimo nome da Juventus, e per i motivi che vi ho elencato.
ma può anche essere un nome da giuntoli, e a volte rimango 2-3 secondi su questa domanda e non riesco a darmi una risposta, e forse addirittura la risposta che mi do è no, quindi io non vorrei mai, no, che arriva Giuntoli. Giuntoli dice: bisogna cambiare Allegri, d'accordo, i nomi sono questi, e Giuntoli dice, non lo so, la butto lì, io voglio Spalletti, che non credo che verrà Juve, anzi secondo me, dopo aver visto anche a proposito dei tatuaggi, il tatuaggio che si è fatto Spalletti, potrebbe anche prendersi o un periodo di pausa post Napoli o addirittura smettere, perché se si smette al top non si fa mai male, secondo me, a maggior ragione se ti senti di essere arrivato. Però metti che Giuntoli arriva, ti fa il nome di Spalletti, no, Spalletti no, però c'è Tudor. Magari a Giuntoli Tudor non piace e si partirebbe già col piede sbagliato, perché, come vi ripeto da un po', il procedimento che deve esserci è la creazione di una dirigenza e l'inserimento nella dirigenza di una figura sportiva come il direttore sportivo, quindi Giuntoli, che è il primo tassello da aggiungere, che poi insieme alla dirigenza sceglie l'allenatore, e l'allenatore e il direttore sportivo insieme alla dirigenza scelgono i giocatori che devono rimanere e quelli che devono andare. Anche quando l'altro giorno vi dicevo, secondo me Vlahovic l'anno prossimo non ci sarà, non significa che sto bocciando Vlahovic, anzi io lo terrei, significa semplicemente che Vlahovic è uno di quei nomi che secondo me potrebbe essere utilizzato per far cassa, ma perché ce lo racconta la storia recente della Juve e ce lo dimostra anche i movimenti di determinati tipi di calciatori. Quindi attenzione che quando si fanno delle previsioni non significa che ci si augura che si vada in quella posizione, in quella direzione lì. Semplicemente quando vi faccio delle previsioni cerco di mettere insieme un po' di pezzi del mosaico, del puzzle, sparsi qua e là, e vi dico, questa secondo me potrebbe essere una via percorribile. Quindi non mi immagino Thiago Motta, non mi immagino nemmeno Palladino, si è chiacchierato, Palladino ha detto sì, Galliani ha detto cioè, se ce lo chiede la Juve, però io faccio un po' fatica a pensare che la Juventus in questo momento, dopo 2 anni di Allegri, che veniva a sostituire uno come Pirlo che era stato messo in panchina e bruciato, vada su uno che ha fatto nemmeno una stagione intera in Serie A con una squadra che doveva salvarsi. Mi sembra troppo audace, a maggior ragione che mettiamo anche solo lo status dei due, Pirlo e Palladino. Pirlo almeno aveva dalla sua l'essere Andrea Pirlo, e non che c'entri qualcosa con la bravura dell'allenatore, però magari qualche giocatore potrebbe storcere il naso di fronte a Raffaele Palladino, magari qualche giocatore straniero che non lo conosce, cosa che non avrebbe fatto con Andrea Pirlo. Traduco, il rapporto che aveva con Cristiano Ronaldo. Se avessero messo Palladino alla guida della Juventus, Ronaldo avrebbe fatto il diavolo a 4 in quel momento per lasciare la Juve con un anno d'anticipo. C'era Andrea Pirlo, che era Andrea Pirlo, e quindi... cioè io vorrei ricominciare da queste cose qui, dalla fiducia totale del gruppo nei confronti dell'allenatore, dalla fiducia totale del DS nei confronti dell'allenatore, perché se ricominciamo con queste robe qui non andiamo da nessuna parte. Cioè non dimentichiamoci mai quella che è stata l'esperienza Pirlo e quella che è stata anche l'esperienza Sarri, perché ragazzi... cioè Sarri, ce lo dice Sarri stesso, ce lo dicono i giocatori, ad anni di distanza, cioè Sarri è stato messo fuori, era un corpo estraneo, esonerato dalla squadra, esonerato dalla dirigenza, non era un corpo inserito nella Juventus. Cioè se tu fai il progetto sportivo e scegli l'allenatore di quel tipo lì, e poi magari viene ostacolato anche dalla squadra stessa, è un problema. E allora io vi dico, se bisogna ripartire, ricominciare, progetto sportivo nuovo, io quei giocatori che... si mettono anche di traverso nella scelta dell'allenatore, perché non è un allenatore che... a me dà fastidio anche tenerli lì. E chi sono? Ma non lo so. I senatori che ci sono da tanti anni, chi sono? Quadrado, Alessandro, Bonucci, Szczęsny, sono questi quattro qui alla fine, i senatori che ci sono proprio dal primo ciclo di Allegri. Chiellini non c'è più, Dybala non c'è più, Higuain non c'è più, erano questi, no? I nomi grossi dei giocatori che... di questi... Quadrado e Alessandro stia rinnovando, Bonucci sappiamo che è l'ultimo anno di contratto come Szczęsny, anche che Szczęsny avrà un più uno, quindi sarà da questi quattro quello che scadrà più avanti, dato che Bonucci non penso che andrà a esercitare il più uno, però vediamo. Però non vorrei mai che arrivi un nuovo allenatore, sì però non hai il nome e allora io non mi metto a completa disposizione, o comunque hai delle idee che, o comunque non ti rispetto, e quindi, cioè io queste cose sinceramente anche basta. Sinceramente anche basta, perché dopo tanti anni così difficili da parte
della Juventus, vissuti da parte della Juventus, io vorrei ricominciare un attimino ad andare tutti nella stessa direzione, a partire dalla dirigenza, che sceglie il DS, che sceglie l'allenatore, che sceglie i giocatori, che seguono l'allenatore scelto dal DS, scelto dalla dirigenza. Perché se no, ragazzi, non si va da nessuna parte. Questi ovviamente sono i miei 2 centesimi, però secondo me è anche una situazione prioritaria in questo momento qua.